Roberto, cosa fai? Dovevamo partire qua a Mongolfiera, adesso sei ancora qua. Mongolfiera? A Mongolfiera. Ma ho fatto un sogno, una cava dipinta a Piere. A cava, dovevo partire. Ma che vatico a Mongolfiera? Mi bisogna che va a scoprire, ciao, va! Scoprire co... Roberto! Ma vatti. Ciao a tutti, un altro volo con la nostra mongolfiera e oggi andiamo, siamo partiti da Rubbio, andiamo verso lungo la Val Brenta, siamo ormai sfociando sulla Val Brenta verso Bassano. Siamo partiti da Rubbio stamattina, il nostro Roberto non avevo su a seguirmi, non so che aveva mangiato pearoni, mi non so che ha fatto un sogno strano e si andava a vedere delle cave, immagino che sia le famose cave di Rubbio. Tony, fatica sì, però alla fine. Alla fine siete arrivati e spero ne sia valsa la pena. Ne valsa proprio la pena. Vero Tony? Intanto presentiamo l'ospite di oggi, un grosso personaggio, Tony Zarpellon, e siamo a Rubbio. Dove sei Rubbio? Rubbio si trova nell'altopiano di Asiago, nella parte est, diciamo, e dove si trova la cava dipinta appartiene al comune di Bassano del Grappa. E Rubbio è conosciuta diciamo come località soprattutto per una cosa unica, non si può dire al mondo, però insomma una delle bellezze di Rubbio è questa cava, una cava dipinta che io ho iniziato quando? Nel 1989 ho pulito quello che c'era dopo appunto 40 anni di abbandono, perché sentivo la necessità di entrare a far parte di uno spazio ambiente che in questo caso coincide con lo spazio aperto della natura. Posso sentarmi qua, per esempio? No, questo che hai fatto di sbagliare che te mi mandi con gli occhi fuori dalla testa, cosa è successo? No, questo io dico ai bambini che è il tavolo. Non si può sentare su oratoria. Il tavolo con sopra il pane di pietra. Perché di notte, quando va via il sole, tutti questi personaggi si alzano, si mettono intorno al tavolo, mangiano il pane di pietra, poi fanno il giro per i boschi, qualcuno arriva anche a Padova, a Vicenza, e alla mattina, prima che risponda il sole, ritornano tutti al loro posto. Allora, comandante Melis, alcune note sul volo, come andiamo? Il tempo non è proprio il massimo, però insomma dai. No, non è il massimo, ma abbiamo una copertura quasi uniforme, quindi va bene per noi. Adesso abbiamo 12 km orari, stiamo uscendo dalla Valsugana e stiamo dirigendo proprio su Bassano, che già la iniziamo a vedere. Stiamo passando proprio sopra il Brenta. Parlavamo appunto della Val Brenta, questa valle situata tra la provincia di Vicenza e quella di Trento, a ridosso del Bassan del Grappa, adagiata, diciamo così, fra due corone maestose delle montagne, il massiccio del Grappa e l'altopiano di Asiago. A ogni curva che si snoda lungo le strade che affiancano il fiume, se trovo dei paesi veramente di fiaba, se puoi dire, come Solagna, Campolongo, Campese, Pove, San Nazario, Vastagna, Carpenè, Cismon, Primolano, Oliero.
Tony, dalla cava dipinta il percorso è breve e siamo arrivati alla cava? Cava abitata. Che io ho eseguito nel 1991, cioè dopo quella dipinta, ed è una riflessione sui messaggi di morte che sento aleggiano e provengono dalla nostra società iperconsumista e industriale. Anzi, a proposito di Oliero, ricordiamo un altro posto veramente fantastico, le grotte di Oliero. Le grotte di Oliero, non so se Roberto poi avrà occasione di andare a visitarle, io visto che sei rimasto solo, magari sei sceso dalle cave a vedere qualche altra fantastica località della Val Brenta, del Bassanese. Le grotte di Oliero è un fenomeno carsico presente nella Val Brenta legato alle sorgenti dell'Oliero, il secondo fiume più corto d'Europa. Questo sistema è visitabile anche dal pubblico, le grotte sono aperte al pubblico, è composto da quattro grotte, nella tradizione si chiama il Covol degli Assassini, il Covol dei Sorei, il Covol dei Veci e il Covol dei Siori. Sai che la prima grotta è situata a 35 metri sopra il torrente. Si sta trovando anche dei ritrovamenti, delle fortificazioni che ancora oggi si può vedere. E alimenta la leggenda che in epoca medievale qua si scondesse anche dei banditi, dei briganti, capisco Melis? Mi spero che Roberto che abbia possibilità, se il Vienzo attraverso la Val Brenta, magari in località Bastagna, di fare un po' di sport che si fa lungo il fiume, canoa, rafting, sai che è famosissima un percorso di canoa che è proprio a livello internazionale addirittura. Ecco, là in fondo, non so se te riesci a vedere qua telecamera, là in fondo, proprio in fondo, là, sul Brenta, mi pare di vedere Roberto che si deve fare rafting, incredibile, pare proprio io, lo vedo? Sì. Ma non è possibile, tu Roberto che non viene in mongolfiera perché secondo me ha paura, sì. E va a fare rafting, ed è una roba terrificante, ti basta uno sbalzo di corrente che va a finire in acqua profonda, no. Gelata. Mega vestito in condizione qua, Ivan. Che oggi ti porto a fare la canoa, l'idrospeed e il rafting. Ti mi hai messo salvagente quando salvagente l'avevo già incorporato, non correva che te mi usontassi. È un aiuto al galleggiamento, dai, no? Vabbè, ma poco ti salva. È uno sport che può fare soltanto i Rambo, gli Indiana Jones oppure alla portata di tutti? No, assolutamente, qui è un fiume a portata di tutti, non è un torrente alpino. Il masso è tondo perché è stato corrotto lì durante i secoli, si è smussato, dunque anche la temperatura dell'acqua è molto importante. Ma quanto sopra... sea perché mi... Cioè... A 30 gradi, però Preschetta. Diciamo che anche le guide abilitate della Federazione Italiana Rafti, i maestri di canoa e le guide naturalistiche ambientali, è importante queste qualifiche per poter dare la massima sicurezza. Circa 20.000 ragazzi vengono a praticare le attività didattiche legate al fiume, all'ambiente montano, ai percorsi della Grande Guerra, ma anche all'ambiente carsico delle grotte di Oliero. Bon, allora, qua tante avventure da fare, e cosa siamo dovuti fare? Allora, guarda, cosa bisogna fare? Me nonna diceva, Serafina, che quei ciacque non si impasta il fritto e andiamo. E ora, me tocca. Tosi, mi raccomando, se non arrivo, parlevo altri con me famiglia. Per l'ultima volta, vedi. Avanti!
Comandante, ci stiamo avvicinando lentamente su Bassano, la città così meta del nostro arrivo. Cercheremo di arrivare anzi nei pressi di Bassano, più verso l'altopiano di Asiago, no? In quella zona là, dove c'è una splendida cantina che ci accoglierà. Siamo, dicevo, nel cuore dell'attività creativa di Andrea Palladio. Le sue maestose opere hanno segnato l'architettura moderna e contemporanea. Sono state per secoli punto di riferimento per generazioni di architetti. Vediamo se riusciamo magari a inquadrare, magari anche sotto di noi altri, che se una villa. Tanto la vedo una pieve sulla destra. Cari amici di Balonari, il percorso attraverso le bellezze del Veneto ne ha portato a Lugo Vicentino. Dove precisamente? Siamo a Lonedo, il colle di Lonedo, nel comune di Lugo di Vicenza, un 20 km a nord di Vicenza. E chi ci parla ha un nome un po' particolare. Sì, sono Cristian Malinverni. Malinverni mi fa venire in mente qualcosa di particolare. Che ha a che fare magari coi paroni della famosa villa Malinverni? Uno più uno, esatto. Ho questa grande fortuna di essere proprietario della prima villa di Andrea Palladio, Villa Godiman Inverni, appunto. Che particolarità ha questa villa rispetto alle altre? Forse il vero Palladio, molti lo dicono, perché fu progettata e costruita dall'architetto nel 1540, prima dei suoi viaggi a Roma e quindi prima di tutto quello che è il palladianesimo da noi conosciuto, quindi le famose colonne, i marmi, le scalinate molto imponenti. Questa invece è una villa un po' più severa, rigida, e appunto forse è il vero Palladio, quindi un Palladio più medievale. Casa buona, se mai anche ben. Bisogna allietare i turisti. E è nato questo menù con gli artigiani che si riprende un po' quello che è i famosi piatti tipici locali, quindi prodotti locali. Si mangia coi man. Esatto, ovviamente. Bellissimo questo volo, anche oggi è un bellissimo itinerario che abbiamo scoperto con tutte le meraviglie che abbiamo intravisto dall'alto, ma anche che immagino Roberto abbia visto da giù, da terra. Siamo arrivati finalmente a questo famoso quadro della strega, che poi, dire la sincera verità, tanto strega non mi pare. Ha proprio ragione, in realtà il grande pittore aveva chiamato questo quadro non per indicare la signora ritratta, che in realtà era la sua tata, dama di compagnia, ma perché gli è scappata una pennellata, che qua proprio vedete, che sembra effettivamente una strega su una scopa. Ecco da lì che nasce il famoso mito della strega di Annigoni. Questa la chiamano la Gioconda del Novecento italiano perché se uno la guarda bene si accorge che in qualsiasi posizione osserva il quadro gli occhi lo seguono. Questo infatti, vi posso confermare che in qualsiasi posizione che io mi metta la signora qua dietro mi segue. Ecco perché si muove. Qua sta a girare un film famoso, Senso, di Luchino Visconti. Sì, nel 53 Luchino Visconti decise di girare buona parte del suo film, il capolavoro Senso, proprio qua in questa villa. La mongolfiera sta seguendo un percorso un po' particolare, comandante. Sì, è una cosa molto carina. Quando si è in valle, l'aria segue le stesse curve della valle. Rischiamo poi di andare anche sul ponte di Bassano, che già lo intravediamo, eccolo là. Questo è il massimo Alberto, stiamo in dirittura proprio del ponte di Bassano, lo vediamo dall'alto con la nostra... Roberto, prima di salutarmi stamattina mi ha detto se troviamo sul ponte di Bassano e là ci darei in la mano, quindi l'appuntamento è proprio là, poi dopo essere atterrati andiamo sul ponte.
cari amici, siamo arrivati in un posto che non ha bisogno di grandi presentazioni e siamo in compagnia con Dino Secco, presidente del consorzio Vicenza E. Quale location migliore per promuovere Bassano del Grappa? Il Ponte degli Alpini è uno dei luoghi più caratteristici non solo di Bassano, di Vicenza, del Veneto, ma anche d'Italia. Qui centinaia di migliaia di persone ogni anno passano sul ponte, che rappresenta un po' anche i valori del bassanese, del vicentino e del Veneto, i valori degli alpini, i valori della patria, i valori del lavoro. Noi abbiamo la fortuna di avere parecchie location, dalla montagna ai laghi, al fiume, alle città d'arte, ai castelli, e questi luoghi ben rappresentati e ben visti sono un bel biglietto da visita per tutti noi. Ho sentito parlare di sinergie addirittura non con Hollywood e basta, ma anche con Bollywood. Cosa sia questo Bollywood? Bollywood è la realtà cinematografica indiana. Qui si fanno migliaia e migliaia di film che poi girano in tutto l'Estremo Oriente, ma anche in tutto il mondo. Anche lo sport sta diventando un veicolo di promozione di un territorio sempre più importante. Alberto, volevo chiederti una cosa: cosa significa fare questi viaggi in mongolfiera? Ha un significato che va al di là del semplice mezzo di locomozione diverso? Ma il significato è quello di vedere il mondo dall'alto e di scoprire le leggi e dell'aria, che sono sempre magnifiche. Tu hai visto oggi, per esempio, che andando dentro in valle siamo riusciti a uscire dalla valle seguendo il Brenta. Siamo ancora sul Brenta e questo era proprio quasi programmabile come volo di oggi. Tutti quanti e non altri italiani dovremmo essere grati agli alpini e a quello che ha fatto in tempo di guerra, ma anche attualmente in realtà molto, diciamo, gravi e critiche. Sì, durante la prima guerra mondiale ci sono stati 600.000 morti, altrettanti nella seconda guerra mondiale. Poi gli alpini da quel periodo hanno sempre continuato a collaborare con la popolazione, con gli enti pubblici, per realizzare sempre quello che serviva alla nostra gente. Mi sono perso a mongolfiera, però qua Dino Secco, il presidente del consorzio Vicenza E, sul ponte del Bassano, e ne ha promesso una roba assolutamente unica. Esprisse. Devo bere qualcos'altro, devo bere una taglia d'ea intanto. E dopo una graspetta. Andiamo, che qua... Dino, la salute! Vai, evviva! Ci alzeremo abbastanza da prendere un'altra corrente, speriamo che quella che ci porta sulle colline per andare all'appuntamento alla cantina. Questa è un'abilità che chiaramente si consegue con molta molta pratica di voli, eccetera eccetera, quindi questi voli hanno anche significato di andare a scoprire questi sentieri che ci sono nel cielo, che sono le correnti d'aria. Che c'è anche Roberto, che se ne aveva perso in mezzo a Pae Cave. Abbiamo visto tantissime cose bellissime nella Valle della Solagna, e finalmente siamo arrivati in un posto altrettanto bello. Eccoci qua per terra. Vieni Mirko. Ecco, amico, che Roberto. Vieni. Fate peso, se non andiamo sull'albero, attacca! Oh! Ma sento ore che giremo! Dove gli hai tu finito? Ho fatto un sogno bruttissimo, non so se sarà stasse con Maia Pesante. Invece qua vedo che i vostri sogni sono bellissimi, perché i segà trasforma in uva e olive, cioè in olio e vino.
Beh, io e Gloria praticamente abbiamo sognato questo fin da ragazzi, che ci siamo conosciuti durante gli studi di agraria, e abbiamo concretizzato trovando questo posto incantato. Incantato perché a diretto contatto con la natura, un habitat con un terroir particolarissimo. Abbiamo la Valsugana che mitiga, abbiamo il vulcanico terreno che ci dà la mineralità nei vini. Praticamente abbiamo tutto ciò che ci serve per esprimere il territorio ad altissima qualità. Però a Cantina Vigna Jaoli, in contrasto a Arda, Gesè tante altre robe, non Gesè solo che vin e olio, vero? E il nostro Enrico è un cuoco. Sì. Che vuol dire che qua che si mangia anche, giusto? Sì, e ti devi sapere che mi subegno da Rubio, stamattina sono partito all'alba da Rubio con la mongolfiera, so terra qua a Gavaria un certo languorino, come dire, e vedo delle robe che interessanti che te puoi illustrarmi. Beh, da buona tradizione abbiamo il baccalà, ovviamente ragno, baccalà alla vicentina, baccalà mantecato con i crostini. Il baccalà alla vicentina si abbina con la polenta di Marano, o farina Marano. Per quanto riguarda i formaggi, abbiamo il morlacco dalle nostre vacche Borline del Grappa, abbiamo l'asiago di Asiago, abbiamo i funghi, abbiamo la pancetta, le soppresse, e innanzitutto abbiamo anche dei formaggi e delle soppresse che noi proponiamo.